Un contributo alla città per il servizio che la città dovrà dare sempre più efficiente, sempre più celere, sempre più comodo e sempre anche più accessibile a tutti. Un obiettivo di mobilità sostenibile che è uno dei punti su cui la Giunta di Milano ha sempre puntato, 85 nuovi bus ecologici, pienamente ecologici entro dicembre, altri entro il prossimo anno. Credo per Expo, ma anche per il dopo Expo, possiamo dire grazie ad ATM e grazie a un sogno che si sta avverando. State chiedendo più risorse al governo da molto tempo per la mobilità in città e allo stesso tempo c'è il problema della M4 che analizzerete anche in una riunione di giunta. Noi chiediamo più risorse solo per il lavoro straordinario che ci sarà nel periodo di Expo. Quindi abbiamo fatto un discorso molto chiaro, noi affrontiamo tutte le sfide, siamo sicuri di vincerle con l'apporto di ATM, dei lavoratori, del presidente, dei dirigenti che voglio ringraziare e ripetutamente perché in più occasioni hanno dimostrato volontà di arrivare a raggiungere gli obiettivi. Certo è che se Expo, come è sempre stato detto, è un evento non solo milanese ma nazionale, può essere il primo grande evento che può portare il nostro paese fuori dalla crisi in cui si trova attualmente, è del tutto evidente che il governo deve dare il proprio contributo anche per quell'eccesso di lavoro che potrà portare però a una svolta a livello di attrattività e di investimenti stranieri. Se daremo buon esempio, se vinceremo la sfida d'Expo, vincerà il paese a livello di investimenti, quindi nuova occupazione e rilancio economico. Arrivano gli autobus, sindaco, quando arriveranno i nuovi autisti anche che servono, è stato detto in più occasioni, nuovo personale? Forse i primi 25 sono in assunzione. Adesso c'è un bando aperto per gli altri 25 che sono necessari. Stiamo parlando di macchinisti della metropolitana. Certamente sui secondi 25 siamo un po' più prudenti perché vorremmo appunto avere l'evidenza del fatto che questi chilometri aggiuntivi per Expo bisogna effettivamente farli e certamente bisognerà farli nel momento in cui ci sono le risorse per pagarli. E proprio per questo abbiamo più volte insistito col governo affinché in tempi brevi ci dia una risposta, chiaramente una risposta positiva.